Hello guys, io sono Shen e benvenuti dopo tantissimo tempo a un nuovo free to play. Oggi siamo su Magic the Gathering Arena. In cosa consiste questo free to play? Beh, come avrete già capito dal nome, si tratta del gioco di carte di Magic. Questo gioco, una volta avviato e creato il vostro account, vi farà fare un breve tutorial con varie tipologie di mazze, quindi rosso, bianco, insomma, chi conosce un po' Magic ha già più o meno un'idea generale di che cosa si trova davanti. Una volta completato il tutorial, verremo messi in questa schermata di gioco, nella quale potremmo decidere di fare ovviamente una partita contro un avversario scelto casualmente dal sistema di gioco, ma inoltre potremo avere anche la possibilità di completare delle quest. Queste quest ci permettono di ottenere monete, con le quali comprare mazzi o buste. Ovviamente ci sarà anche la possibilità di shopparle direttamente con le valute del gioco, quindi parliamo di soldi veri. E oltre alle monete verranno date anche buste dopo un tot di vittorie settimanali e anche una quest ogni tanto generale che permette di sbloccare qualcosa di un po' più gustoso. Come in questo caso, giocando la partita e completandola, otterremo un mazzo blu-verde. Ma direi di buttarci nell'arena per capire un po' come funzionano i giochi di Magic per chi non ci ha mai giocato. L'ambizione di oggi sarebbe lancia 20 magie bianche o verdi, quindi noi prima si gioca. Abbiamo questa fermata con i vari eventi o le normali partite non classificate e classificate e la scelta del mazzo. In questo caso avevamo la possibilità di scegliere il nostro mazzo, quindi prendiamo Assalto Tattico che è un mazzo bianco. Magie bianche o verdi, quindi per fare la quest mi sono preso il mazzo collegato. Dopo una breve ricerca avremo la possibilità di buttarci nella mischia e combattere. Eccoci qua. Shen contro Size 99. Inizialmente avremo la nostra mano. Possiamo decidere se tenere questa mano o fare un mulligan. Un mulligan consiste nel rimischiare le carte che abbiamo pescato nel mazzo e pescarne però una in meno. Per il momento questa mano fa tanto tanto schifo. Però la teniamo. Vediamo un po' che cosa succede. Per evocare le creature abbiamo bisogno del terreni, in questo caso delle pianure. Sopra la carta è scritto il costo totale in determinata energia tipo pianura più il costo totale delle carte. Quindi tipo vincolo luminoso richiede 3 carte terreno, 2 terreni differenti e uno di bianco. Quindi buttiamo giù una pianura e terminiamo il nostro turno. Vediamo un po' cosa fa l'avversario. Da una montagna e termina. Ok, ancora possiamo fare niente, buttiamo giù un'altra pianura e terminiamo. Vediamo un po' che cosa farà il nostro avversario. Probabilmente adesso butterà giù un'altra montagna. No, butta una pianura, un mazzo rosso bianco. Butta un Goblin Astigatore. Allora, come funziona in questo gioco? Attacco e vita. Le carte si tappano. Si tappano quando fanno un'azione di attacco o difesa. Chi attacca può attaccare, chi non attacca può difendere nel turno dell'avversario. Ma ve lo faccio vedere direttamente quando siamo in battaglia. Ho un Pegasus corsiero. Ogni volta che un Pegasus corsiero attacca, un'altra creatura attacca a bersaglia volante. Ok. Puntiamo lui sul terreno e terminiamo. Quindi ha 1 di attacco e 3 di vita. Appena giocato una creatura ovviamente non può andare all'attacco. Insomma, sarebbe una mossa troppo sleale, mettiamola così. E vediamo un po' che cosa sceglie di fare. A seconda di quello che fa, vi posso anche dare spiegazioni. Ok, non c'ha attaccate, quindi io butterei giù l'artiglio rapido di Orescos. Perfetto. Evidentemente deve essere a 4 carte in mezzo. Ok. E adesso passo alla mia fase di attacco. Decido di attaccare col Pegaso corsiero direttamente sui life points, in questo caso chiamiamoli così tra virgolette. A 20 punti, arrivati a 0, la partita è vinta. Quindi adesso dovrei togliergli uno di vita, a meno che non mi fa qualche bata, appunto, uno di vita andato. Tocca all'avversario. Adesso il Pegasus corsiero è tappato perché ha attaccato, quindi non può neanche. Questo fa male. Non poteva neanche difendere in questo caso. Ok, butto giù un'altra pianura.
E vediamo un po' che cosa fa. Attacca con entrambi. Interessante. Adesso lui ha tre di attacco e uno di difesa. Lo metto in difesa col goblin, ma così il mio morirebbe subendo un danno. Però io ho una carta magia, per caso istantanea, sarebbe vantaggio tattico, che la mia creatura prende +2/+2. Quindi invece di morire, ottenendo il bonus di vita, quindi dando un 5-3, non morirà, mentre la sua creatura verrà bloccata ed eliminata. Inoltre ad ogni fine... Ok, non è successo quello che speravo. Dettagli. Tutto. Io ho un cervo della corna. Della t'attacca, tappa la creatura bersaglio contro il giocatore. Buona. Ok, mettiamo il cervo della corona stellare. Ok, non mi sta andando troppo bene per il momento, Mi stanno entrambi. Ok, condottiero. Anche la pedine per questo. Ok, decidiamo di bloccare il goblin e lo distruggiamo. Buttiamo un'altra pianura e buttiamo l'angelo di serra. Ok, io se adesso attacco il condottiero mi bloccherebbe, per lo girando un 4-4 e la mia... Ho già dato, ricevo l'attacco, strattacco, una creatura, bersaglio, oh, no, posso farlo lo stesso. Perché grazie alla sua abilità, gli tappo il condottiero e io vado direttamente in the face. Buona sta cosa. Adesso però farà male il condottiero. Sì, ma vabbè, ma che pillole, ste cavolo di vendicare. Me la giocate già due, mi ha già due volte eliminato le mie creature. Vedete che arriva l'ogre degli onacche, onacche. E passa. Tocca a me, butto una pianura, butto giù il comandante. La mia creatura vola, quindi non può essere fermata. Il che mi permette di portarmi di nuovo altri 4 danni. E non tappandosi il vendicare se lo può mettere in quel posto. Ok, anche lui è un volare. Questo potrebbe essere un problema. La creatura incantata non può attaccare o bloccare. Questo potrebbe essere interessante. Allora, direi di bloccare con lui e accettare il danno dell'ogre. E questo ha fatto male. Allora, posso fare una cosa molto divertente. Butto un vincolo luminoso sul condottiero. Butto un altro vincolo sull'araldo. Gli blocco le due creature e vado in full attack con le mie creature. Ok, adesso il problema è che ho finito le carte nella mia mano, quindi potrebbe essere un problema questo. Potrebbe diventare un grosso problema, perché se mi butta giù anche l'angelo di serra... Cheat. Appunto, adesso cosa cavolo faccio se non pesco una buona carta? Ok. Il terreno. Se lui attacca, non lo blocca tecnicamente nessuno, sì, lo bloccherebbe lui, ma non muore né uno né l'altro. Gliela faccio tappare almeno il grifone. No, è vero, non me lo tappo. Che cavolo sto dicendo? Sto andando in confusione totale. Adesso l'ogre e il grifone mi tornano in attacco. Questo è un grosso problema. Beh, accettiamo la morte del mio povero bisonte silenziosamente con tanta tristezza nel cuore. Una pianura. E con questo torno all'attacco, ma non risolvo niente. E mi sa che questa partita finirà molto male per il sottoscritto. Lui ha troppe creature, anche se ha due creature bloccate, c'è il grifone adesso e non ho creature volanti, quindi continuerà a farmi molto male. Un'altra pianura,
lui è una carta istantanea, prendo l'attesa, attacco, faccio uno di danno ma lui me ne fa due, quindi per turno. Quindi è abbastanza ovvio capire come andrà a finire. Leggo questo corsiere oppure. Ah, che tristezza di partita che si presenta davanti a me. 4. Vendicare, se c'è una creatura tappata a bersaglio. Sì, boh, ok. Gliela uccido anche. Ma cosa ho risolto? Non ho risolto niente. Perché anche adesso non attacco. Lo mando a 4. E anche se mi blocca. Sì, infatti mi blocca. Non risolvo niente, purtroppo. O mi viene veramente la carta potentissima del mio mazzo. O non risolvo niente. Vabbè. Adesso sono ufficialmente nella cattiva. Sì, pianure, pianure. Continuate a darmi pianure. Gioco. Sì, va bene. Altra montagna per farti due danni. Con danno. Wow! Mi blocco anche il Pegaso. E cosa ho risolto? Ho preso tempo, perché adesso ho tre creature che non possono fare nulla sul terreno. Io non ho niente. Abbiamo la partita infinita. Beh, come lo usciamo adesso da questa partita? Wow, un'altra pianura. 39 carte nel mazzo e niente di utile. Wow, è uscito anche a me il grifone. Il problema è che posso avere ancora qualche piccola speranza, ma veramente se Dio vuole non pesca la carta che mi blocca tutto. Ah. Ok, un'altra pianura che non mi serve a niente. Vado in attacco, ma non so quanto cambierà. Avrà quel trecate qualcosa di sicuro che mi può bloccare, mi fa molto male. Neanche l'avessi detto. Ok, tocca all'avversario. Guardate, certe volte il gioco può diventare molto lungo e monotono se non, se le cose non vanno come dovrebbero andare. Dice bello. Bella partita. Altra pianura. Intanto veramente una partita più che divertente da far vedere. Intanto una partita monotona e noiosa. Oh, la guardia spirituale che mi cura di 4 punti vita. Wow. Avrei qualcosa? Ah no. Wow, ho guadagnato il vantaggio. Ho ottenuto del vantaggio tattico perché ho una creatura in campo. Altra pianura. Allora, se tutto va bene riesco a fargli 4 danni. Sì, 3 danni, scusate, volevo dire. Ha qualcosa per bloccarmi nella sua mano? No. Ho ancora una possibilità di vittoria. Se non ha pescato una carta buona ed è un'altra pianura, potrei aver anche vinto. Potrei. Ah, me la potenzia lui. Va bene. Ragazzi, non si sa come, non si sa perché, ma sono riuscito a portarmela a casa. Ok. Mi sta potenziando lui le creature. Grazie.
e ce la portiamo a casa. Una bellissima vittoria. Una volta finita la partita ovviamente otterremo tutte le ricompense che abbiamo sbloccato, quindi 250 monete. Ho ottenuto anche il mazzo che era il premio di oggi. E ottengo set base di 19 se lancio 40 magie blu verdi. Interessante. Comunque questa era Magic the Gathering Arena. Spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a lasciare un like, un commentino e a provare questo gioco. Quindi qui da Shen è tutto e al prossimo video. Bye bye, ciao!